Hi everyone, my name is Carolina and welcome to the first update for the project pen Color Pen. Color Pen was created by Misty, I will be linking her down below, and it's quite a simple project with really a simple premise. You just have to pick some products from ColourPop, from 4-3 Beauty, from Soulbody, which are all the brands under the ColourPop umbrella. I explained in my intro why I won't be featuring 4-3 Beauty and Soulbody products simply because I'm based in Europe and to me they're not as affordable as they would be if I lived in the US. So it doesn't make sense to me to purchase from those brands, but I do sometimes enjoy purchasing from ColourPop and also getting ColourPop secondhand on our European Mercari platform, which is Vinted. So, the products I chose for my color pen update, I know I will be posting this update earlier than the due date, but I have some juicy progress and I want to talk about it right now because I'm really happy about this progress. So, the three products I chose for my color pen, you can choose from three to six products, are some all these bag goodies from ColourPop, and which are a ultra matte lip, a super shock cheek product, which is a drop of a hat. I will be talking about it very soon. And one of their most loved and most requested limited edition palettes that they never brought back, which is the Good Sport palette. So, my goal for the Good Sport palette was to use each of these 12 shade 30 times, and now I will be showing you my palette and we will be talking about each one of these shades. I will be posting a picture of what the palette looked like last month, and then I will be posting a picture of what the palette looks like now. Today is the February the 14th, so happy Valentine's Day for everyone who celebrates, and let's do it. So this is the palette. I've never used this shade Wild Out. This is a champagne shade that should be the easier choice for every day, but I never used it. Then we have Hookie. Hookie is a beautiful, deep, rusty shade that pulls really orange on the eye, though. And I used this shade 12 times. It's really difficult to see any progress because ColourPop matte shadows are incredibly hard-pressed, but I promise you that I used this shade 12 times and I can see some progress. Maybe it will be more visible in the picture. Then there's this beautiful, beautiful coppery shadow with blue glitters. This is something very unique, something that I would expect from an indie brand, but it's in a ColourPop palette. It's not as powerful as it would be if it were a indie brand shimmer shadow, metallic shadow, but it's very nice and very peculiar for the everyday. It's something that makes you stand out. So I used Rookie twice. You can see a bit of a progress here. Then I've never used Sista, the purple. I've never used Licious, which is this beautiful yellow gold. And I used High Hopes once. I'm not reaching for this kind of shade in this palette because I have some of these shades in my Project Level Up palette and in the Naked It palette, which is a palette I'm using every day because I want to completely use up one shadow. So then we have Reckless. Reckless is a beautiful burgundy shadow. This is a pressed pigment, but I've never used it. Then I used Trooper, the yellow, four times. Trooper is not very pigmented and it's great for being used as a transition shade in the crease. On my skin, on my natural colors, it's quite natural. It doesn't pull too yellow or too unnatural, if you know what I mean. Then there are the shadows that I'm wearing today. This is a daily go-to eye look. I went to work dressed like this and with this makeup, so I'm sorry if my face is not as fresh as it was this morning, but this is an everyday look to me. I've used these two shadows, which are Hooked and Trophies, three times each. Prior to this project, I had never used
hooked in trophies because in previous reviews, these muted green shades were described as too gray. Actually, these shadows play really well with my color palette, with my natural colors, and they don't pull too gray or too ashy on me. They just pull neutral, and I love this kind of everyday neutrals, but with a twist of fun. I'm really, really, really enjoying a lot these two shadows. Then I've never used EBB, and I've never used, or EB, I don't know, and I've never used Flow. So. Probably there's not much progress on this palette, but the project is long. We have to get to December the 18th, so the road is long, probably, and the road is probably rocky, but the journey has just started, and I want to enjoy it because I'm really, really, really enjoying this palette for the everyday use. They're not spectacular or particular formulas, but they are a good, reliable, everyday shadows, but with a twist of fun. I'm really, 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 really enjoy this palette, and I hope that ColourPop will be bringing back it with a new formula. I don't know. Then I've used this ultra matte lip in the shade Tall once. I already knew that this was the product I would use less in this selection. And then the product I'm the most proud of is the Super Shock Cheek in the shade Drop of a Hat. You can see it today on my face. This is a beautiful shimmery blush with a peachy corally blush with a golden sheen, which is very summery, but I love these kinds of shade all year round because they just bring life, they bring freshness, youth, health to the face. I adore it. It doesn't last very long on my oily skin, and I need to top it up after lunch, but it just plays well even on a powdered face. It's not patchy, it's simply beautiful and radiant. I hope that it transfers well on the screen. So here we are, and with three uses in this project, but I also use this shade multiple times before starting this project, I hit pen. This is the first time I hit pen on a blush since I guess 5 or 6 years ago. I'm very proud. So here we are. This is a beautiful product, and I'm trying to incorporate it more and more in my everyday looks because I want to use it and enjoy it until it's wet. As soon as these formulas dry, they're not as simple and so easy to use anymore. So I just want to enjoy this product until it's usable and it's easy to use. So this is my update for the first month of ColourPen. As always, I apologize if I may butcher some pronunciation or if I may sound weird, but English is not my first language. And I will see you for the in next month for the next update of ColourPen project. Thank you, Missy, for creating this wonderful opportunity. I personally am having a great time using my ColourPop stuff. Bye! Ciao a tutti, io sono Carolina e vi do il benvenuto al primo aggiornamento per il Project Pen, il progetto smaltimento Color Pen creato da Misty. Come vi anticipavo già nell'intro a questo progetto, le regole sono mo molto semplici, basta scegliere dai 3 ai 6 prodotti di ColourPop e marchi affini e poi stabilire un obiettivo per ciascuno di essi. Io non possiedo nessun prodotto di Fourth Ray Beauty o di Soulbody, quindi gli altri brand che sono venduti sotto l'ombrello ColourPop, ma ho una discreta collezione di ColourPop che ho bisogno di usare, che mi fa anche piacere usare. Per cui ho scelto 3 prodotti che sono stati dei classici, qualcuno lo è ancora di questo brand low cost americano, e quindi il grosso del divertimento per me sarà utilizzarli nel corso di quest'anno. Avrei dovuto postare l'aggiornamento il 18 di febbraio, ma siccome c'è un aggiornamento gustoso, proprio fresco, quasi fresco di giornata, non me la sento di aspettare troppo perché sono proprio felice di condividerlo con voi. Quindi, il primo prodotto
che vi faccio vedere è la palette Good Sport, che era uscita per l'autunno 2018, è stata un'edizione limitata molto amata, ma che purtroppo Colourpop non ha più riproposto. E poiché è una delle palette più vecchie nella mia collezione, mi sono ripromessa di utilizzarla parecchio quest'anno, perché quest'anno la signorina compie 5 anni, quindi inizia ad essere un po' in là con gli anni, e la sto utilizzando parecchio tutti i giorni insieme alle palette del Project Level Up, alla Naked It, a quello che ho voglia di utilizzare quotidianamente, perché è una palette che rispecchia molto quello che io cerco nel quotidiano, una storia colore molto autunnale, ma anche una storia colore molto, molto me, a parte per i viola. E anche il trucco di oggi l'ho realizzato con questa palette, ma ne parleremo mano a mano che vi faccio vedere il progresso su ombretto per ombretto. Vi faccio vedere la palette com'era nel mese scorso e poi ve la faccio vedere adesso, perché mi rendo conto che alcuni progressi sono più visibili in una fotografia che in video. Quindi partiamo dalla tonalità Wild Out, che è un color champagne. Sarebbe dovuta essere la tonalità che avrei dovuto utilizzare di più, ma non l'ho mai usata. Poi abbiamo Cookie, che è un bellissimo color ruggine che ha un forte sottotono arancio una volta applicato sull'occhio, e questo colore l'ho utilizzato 12 volte. Non so se si vedrà un minimo di progresso, si vedrà forse meglio nella foto, perché gli ombretti opachi di Colourpop sono molto molto ben pressati, quindi è difficile che si veda la scalfitura del pennello, però l'ho utilizzato 12 volte, quindi piuttosto spesso. Poi c'è Rookie, che è un colore bellissimo, un rame rosato con dei micro glitter blu che io avrei visto volentieri in un indie brand, ma questo non è altrettanto potente come potrebbe esserlo un ombretto singolo metallizzato di un indie brand, ma è comunque una tonalità speciale. Quando lo indossate, spicca, insomma, gli altri se ne accorgono che c'è qualcosa di speciale, proprio perché alla luce del sole, se utilizzate una colla glitter che li trattiene, questi micro glitter blu sono ben visibili sulla base calda. Ripeto, è un rame rosato ed è stupendo. È un ombretto anche che mi aspetterei che prima o poi Pat McGrath possa proporre, perché davvero l'abbinamento rame rosato e blu è spettacolare. Comunque, questa poesia di ombretto io l'ho utilizzata 2 volte. Non ho mai utilizzato Sista, questo viola, non ho mai utilizzato Licious, che è questo oro giallo, quindi assurdo, e ho utilizzato una sola volta High Hopes, questo color cammello marroncino che non pesco da questa palette perché spesso ce l'ho nella palette che ho scelto per il Project Level Up o comunque nella Naked It, quindi non mi viene da prenderlo. Non ho mai usato Reckless, che è un bellissimo color borgogna, non è un ombretto, è un pigmento pressato. Mentre ho utilizzato questo giallo opaco Trooper 4 volte. Trooper non è molto pigmentato sull'occhio e io amo utilizzarlo nella piega come transizione, perché con i miei colori naturali non stona. Sembra molto molto naturale come piega dell'occhio, e sfuma benissimo Cookie, questo il color ruggine. Poi, sorpresona del mese, sono stati questi colori che ho utilizzato ognuno 3 volte. Quindi Hooked e Trophies, che nelle recensioni di questa palette erano tra i colori meno amati, perché sono dei verdi, stavo per dire dei grigi, sono dei verdi grigiastri molto desaturati, color salvia, che su molte persone che hanno recensito questa palette risultavano cenerini, spegnevano lo sguardo. In realtà questi colori molto desaturati, molto pieni di grigio, quindi che hanno la softness all'interno, vanno d'accordo con la softness presente nella mia stagione armocromatica. Quindi su di me queste tonalità, questi verdi, che sono appunto oggi li utilizzo nel trucco di oggi, ho solo loro più il solito panna e un marroncino chiaro chiaro della Naked It, risultano dei neutri non cenerini, cioè si sposano bene con i miei colori naturali, quindi li sto apprezzando parecchio per un trucco quotidiano ma non scontato. Poi non ho mai utilizzato né EBB o EB né Flow, però sono piuttosto contenta del progresso su questa palette, perché il progetto andrà avanti fino al 18 di dicembre, quindi al 18 di dicembre ce n'è di strada. Poi, come sospettavo, il prodotto che ho utilizzato di meno è stato l'Ultra Matte Lip nella tonalità Tulle, e l'ho utilizzato una volta sola. L'obiettivo era di utilizzarlo 10 volte, però dai, possiamo farcela. Ma
il prodotto di cui sono più felice, di cui sono più orgogliosa, è il Super Shock Chic nella tonalità Drop of a Hat. È un bellissimo blush pesca corallo, che è quello che indosso oggi, con una satinatura dorata, che dovrebbe essere un prodotto estivo, ma che io adoro perché rappresenta proprio salute, freschezza, vitalità, trasforma il viso da così a così. Su di me non dura tantissimo, non se la fa tutta la giornata perché la mia pelle grassa un po' se lo mangia, però se io l'ho ritoccato a ora di pranzo, ma nessun problema, lavora benissimo anche su una base già incipriata, non fa macchie, non fa niente di strano, è un colore bellissimo e l'ho utilizzato 3 volte sulle 20 previste in questo progetto e c'è un buchino. Sono molto felice, molto orgogliosa di aver bucato questo prodotto perché sono almeno 6 anni che non faccio un buco su un blush. E sebbene sia molto facile bucare questa formula gelatinosa, sono fiera di me stessa, devo dire, anche perché questo non è un prodotto che io mi forzo ad utilizzare, è un prodotto che adoro utilizzare e che voglio godermi finché in buone condizioni, perché sappiamo che queste formule Super Shock tendono a seccarsi molto presto, quindi voglio godermelo finché in salute, perché mi piace da morire, mi piace proprio tanto 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 l'effetto che dà e poi si applica veramente con una facilità e una velocità imbarazzanti. Bene, per questo mese è andata così, non ho molto altro da dire anche perché si tratta di aggiornare per 3 prodotti, però sono comunque contenta del progresso, soprattutto mi sto divertendo a esplorare al massimo questi prodotti, a conoscerli al meglio delle loro possibilità. Quindi noi ci rivediamo con Color Pen il mese prossimo e per adesso vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!